Il tuo box sta per andare in cortocircuito per quanti strumenti ci hai depositato in sole 10 ore di gioco. Aggiungere un topo grasso che spara fulmini come starter non migliora il gioco. A Johto ci sono più Pokémon di Kanto che Pokémon di seconda generazione. Trovarsi davanti solo con ogni due passi non dà più importanza al Pokémon, risalta solo ciò che è, un cane che ti segue ovunque. Hanno introdotto una meccanica che intossica e migliorerà il competitivo delle prossime generazioni. Il Setipelago è certamente un ottimo post-game, ma la gente del posto è molto strana. Il Parcolotta è sopravvalutato. Questo è stato il tuo primo team al 100%, non che ci fosse molta scelta, metà dei mondi quarta sono disponibili nel post-game. Tutti lo amano solo perché il surf è velocizzato, o forse per il mondo distorto, o forse per il Parcolotta. Non cambia quasi niente rispetto a Ore Argento, ma la gente ci fa i santini solo per estetica. Dì la verità, l'hai odiato per diversi anni, ma ora è in cima alla tua top dei giochi preferiti solo per seguire la massa. Come hanno fatto in soli 2 anni ad approdare Pokémon di altre regioni ad Unima? I pervertiti preferiscono l'originale. Non c'è nessun personaggio normale. C'è uno che va in giro sbottonato per tutto il tempo anche in alta montagna. Una banda di coglioni che non fa altro che ballare. Un bambino che saltella appena vede il mare su un arcipelago grande quanto il suo cervello. Una paccia che congela i Pokémon. Un tipo misterioso che ha già un leggendario. Un nerd che lascia entrare in una stanza di 2 metri quadri un Pokémon grande quanto una navicella spaziale. Un coglione che si perde nei corridoi, l'unico normale è Augusto, si fa i cazzi propri e non rompe nessuno. Chissà come si trova lì accanto, sempre lei che ti sta chiamando ora per affrontare Vicio. Non sono stati sviluppati da Pokémon, ma dalla Kikko. Non rimandate i problemi del domani, risolveteli oggi. Questo ci insegna Rose quando rompe il caccio a Dunder, uno che non fa un cazzo tutto il giorno. Proprio i giorni in cui aveva qualcosa da fare, proprio nel momento in cui stiamo per finire il gioco, per un problema che ci sarà fra 1000 anni? Urshifu non serve a niente per la lore. I password per i reggi fanno schifo, e il dio dell'abbondanza è un coniglio con un cavolo gigante in testa. Diamante e perla, ma quindi condividi esperienza obbligatorio. Ti fa vivere appieno ciò che c'era prima di Sinnoh, ma ti fa odiare l'antenato del personaggio più sopravvalutato della serie. Veramente sei il gioco Pokémon preferito di qualcuno? E veramente hai il Pokédex preferito di qualcuno?